13 febbraio 1903. Nasce a Liegi il romanziere belga di lingua francese Georges Simenon. Noto soprattutto come creatore del fortunatissimo personaggio dell'investigatore Maigret, Simenon pubblica nel 1932 uno dei suoi più noti racconti, L'Affaire Saint-Fiacre. Autore molto prolifico, si dice riuscisse a scrivere più di 80 pagine al giorno, Simenon oggi è tradotto in oltre 40 paesi e la sua tiratura supera le 700 milioni di copie. Simenon muore vicino Losanna nel 1989. Esiste qualche altro personaggio di romanzo, voglio dire, dal quale Maigret abbia preso fisionomia, carattere? No, io non credo che abbia preso lineamenti da nessun altro personaggio di romanzo, ma in ogni caso se ne ha presi è stato assolutamente a mia insaputa. Non me ne sono mai accorto, almeno, perché quando ho creato Maigret non avevo mai letto un libro giallo. Mai. Davvero? E quanti libri con Maigret ha scritto fino a questo momento? Ah, qui tu dovrei proprio chiedere a mia moglie. È lei che potrà risponderle. La signora Denise? Tutto quello che tecnica, tutto ciò che segreteria, eccetera, è mia moglie che se ne Anche occupa. Anche per il numero dei Maigret? Sì, so quanti ce n'è. So che sicuramente sono più di 40, forse 50, tra 40 e 50, ma non lo so esattamente. Ecco, soltanto, vede, mi si parla sempre di Maigret, mentre, e neanche di questo so il numero esatto, ma credo di aver scritto, con la mia firma, presso poco 180-190 romanzi, e di questi solo un terzo di Maigret. Eppure è soltanto di Maigret che mi parlano.